Val di Chiana, buon pomeriggio. 21 esperienze fotografiche, 21 narrazioni del contemporaneo in forma foto. È la settima edizione del Cortona On The Move 2017, il festival che porta Cortona ad essere al centro del panorama fotografico internazionale. Siamo con Albano Ricci, assessore alla cultura del comune di Cortona. Un festival, Cortona On The Move 2017, che quest'anno, molto più di altre edizioni passate, è legato a strettissimo contatto con l'amministrazione comunale. In che modo? Questo festival cresce ogni anno, è un orgoglio per la nostra città, un orgoglio per la nostra comunità, una grande vetrina per Cortona. È un festival che da subito si è reso internazionale ed è cresciuto ogni anno di più. Quest'anno ci siamo allargati facendo entrare una delle mostre del festival all'interno del nostro museo archeologico, probabilmente la mostra con più fascino, quella che racconta la vita privata dei 10 anni di Barack Obama, del presidente Obama. Con questo festival siamo proprio nel cuore dell'estate cortonese, dell'estate culturale cortonese. Credo che quest'anno l'estate sia la programmazione estiva culturale sia di un grandissimo livello. Abbiamo fatto Paolo Fresu che ha interpretato il Laudario, adesso questo grandissimo festival con questi 3-4 giorni di inaugurazione con i grandi fotografi internazionali, e poi siamo di lì a poco a iniziare un altro festival, Mix Festival, con Bob Geldof, Nicola Piovani, i Baustelle, e poi l'estate, tutto il mese di agosto con la mostra antiquaria. Cortona si propone lo stesso solito modello e ancora di più quello che vuole veicolare il turismo e il progresso attraverso la cultura. Grazie mille. Siamo con Arianna Rinaldo, direttrice artistica di Cortona On The Move 2017. Mostre plurali nel vero senso del termine, mostre dinamiche diverse fra loro ma che sono tenute insieme da cosa? Cosa ci dice quest'anno il Cortona On The Move? Sono tenute insieme dal fatto che sono tutte storie contemporanee, storie che parlano del nostro mondo, che ci raccontano cose vicine, cose lontane, ma cose in cui possiamo riconoscerci, possiamo in qualche modo usare per capire meglio questo mondo in movimento. Il cambiamento è continuo, ogni giorno succedono delle cose ed è importante potersi soffermare. La fotografia ci permette di guardare con gli occhi di qualcun altro e conoscere delle realtà che magari ci capita solo di sentire al telegiornale, invece così possiamo entrarci un pochino dentro. Grazie mille, buon lavoro. Prego, grazie. Mostre che sarebbe riduttivo chiamare semplicemente dei reportage, nelle quali l'apporto stilistico è sicuramente rilevante e sicuramente il motivo per cui queste mostre vanno viste quanto più possibile. Cortona On The Move 2017 riporta questa città e la Val di Chiana al centro del mondo.